Allora, lui mi ha fatto un quadro, lui mi ha fatto un quadro generale rispetto alla sua vita. Sì, buongiorno a tutte e tutti, mi trovo qua a Bologna e sto partecipando al presidio promosso dall'Associazione Governo del Popolo di Francesco Carbone. È un'iniziativa che appoggio anche perché sono problematiche che sto subendo in prima persona in questi mesi. Oggi mi trovavo a Bologna, quindi ho deciso di essere qui presente, ma se fossi stato a Udine avrei fatto lo stesso. Vi chiedo di divulgare e condividere il più possibile questa diretta perché è importante far conoscere questa iniziativa a più persone possibili, perché da oggi fino a giovedì 26 continuerà questo presidio davanti a tutte le procure d'Italia. E adesso sono qua a Bologna in piazza San Domenico, che tra l'altro ho saputo che è la piazza in cui la Santa Inquisizione bruciava ovviamente le persone scomode sul rogo, e per continuità ovviamente la Procura della Repubblica è qua dietro. Per chi non conoscesse, ecco, la battaglia di Francesco Carbone, invito ad andare a cercare sui canali dell'Associazione Governo del Popolo, diciamo, le tematiche che lui spinge. In Italia effettivamente da decenni ormai, ovviamente è in corso un golpe politico-giudiziario. Per quanto riguarda la magistratura, a partire dai fine degli anni 89, dopo che c'era stato addirittura il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, che era ovviamente era stata votata a favore dal popolo italiano, poi diciamo questo volere è stato insabbiato dalla legge Vassalli, che ha permesso poi anche i cosiddetti modello 45-21, che hanno dato il potere politico ai magistrati di archiviare le denunce contro magari le alte cariche dello Stato traditrici del popolo italiano. Ogni anno, infatti, come potete vedere sul volantino di Francesco, come potete leggere sul volantino di Francesco, ogni anno sono 300.000 le denunce dei cittadini italiani e le notizie di reato procedibili d'ufficio comunicate dalle forze dell'ordine che vanno a finire nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato. Ovviamente i PM usano il modello 45, il modello 21, come ad esempio hanno fatto con le mie denunce, per archiviarle. E quindi assistiamo, ecco, a questo utilizzo improprio della legge per archiviare le denunce scomode, quando invece la Costituzione prevederebbe che si andasse a fondo, ecco, quando c'è una denuncia fatta, promossa da un cittadino, da un gruppo di cittadini. Il punto è che anche chi oggi siamo anche qua per diciamo, ricordare Falcone e Borsellino, e non di certo nei salotti, nei finti salotti dei vari politicanti, associazioni che dicono di lottare contro la mafia, ma non lottano veramente contro la mafia. Quelli che hanno lottato veramente contro la mafia, anche la mafia dello Stato, sono il giudice Falcone e Borsellino, che sono stati fatti saltare in aria, sono stati uccisi, perché come anche il magistrato Imposimato, che è venuto, diciamo, è mancato qualche anno fa, e che io ho avuto la fortuna di conoscere, avendo condiviso insieme una importante battaglia contro la realizzazione dell'autostrada tirrenica in Maremma Toscana, che sarebbe stato l'ennesimo regalo alla mafia dei Benetton. E lui ricorda in molti suoi video, negli ultimi video che ha fatto, che Falcone e Borsellino sono stati uccisi perché sono arrivati alla fine alla Gladio, cioè i servizi segreti americani che, a partire fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno manipolato qualsiasi cosa nel nostro paese. Andate a informarvi cos'è la Gladio, cosa ha fatto. Addirittura le prime elezioni politiche del 47 sono state manipolate da loro. Dovevano molto probabilmente vincere i socialisti o comunque i comunisti in Italia per far sì che comunque l'Italia non andasse verso la Russia. E hanno finanziato la Democrazia Cristiana, addirittura avevano già pronte le navi a largo delle coste italiane per fare, diciamo, un golpe istituzionale nel caso in cui la Democrazia Cristiana avesse perso. E poi ovviamente hanno orchestrato le varie stragi terroristiche, hanno infiltrato le Brigate Rosse,
hanno fatto fuori tutte le persone scomode che hanno provato a far uscire la verità nel nostro paese. Ecco, quindi ad oggi, a distanza di ormai sì, praticamente 70, più di 70 anni, siamo qua ancora a lottare per la giustizia nel nostro paese. Tanti sono morti, tutti quelli che hanno lottato, comunque lottano per la verità, o vengono fatti fuori, o subiscono quello che subisco io, che oggi mi trovo dopo 3 mesi di arresti domiciliari cautelari, lo ricordo, da presunto innocente, mi hanno messo dentro perché ho svolto il mio mandato politico. Non ho esibito un green pass, mi hanno arrestato con la forza quando era al massimo prevista una sanzione amministrativa. Sono stato pestato, torturato, offeso. Mi hanno messo ai arresti domiciliari, non mi hanno fatto lavorare, mi hanno distrutto dal punto di vista economico. Ma sono ancora qua a lottare e stando qua rischio anche. Infatti, non credo che il mio avvocato sia molto contento della mia partecipazione a questi presidi. Ma sono qua perché per me è una battaglia anche di giustizia, una battaglia per la verità. Ed è importante far capire e far conoscere al popolo quello che sta accadendo in Italia, perché non basta soltanto presentarsi alle elezioni, bisogna capire bene quali sono diciamo, i piani del potere, come agisce il potere da decenni nel nostro paese. E quindi funziona così, quando sei scomodo sono velocissimi. A me pensate, per il primo arresto durante la campagna elettorale a Trieste del 21 settembre 2021, mi hanno fatto un processo per direttissima che è durato 3 mesi. Anche i miei avvocati hanno detto: non abbiamo mai visto una celerità così della magistratura. Quindi, quando vogliono farti fuori, tempi rapidissimi. Quando invece devono salvare qualcuno, si va in prescrizione. Funziona così. Ecco, quindi tempi velocissimi nei confronti. Nonostante avessi 4 testimoni, più anche due testimoni in più che erano poliziotti, che hanno testimoniato a mio favore, il giudice è riuscito a costruire una sentenza contro di me e a darmi 5 mesi con la condizionale. Nonostante il PM avesse chiesto 1 anno e 6 mesi senza, a una persona incensurata, a una persona onesta che fa il suo lavoro e che lotta, diciamo, in maniera gandhiana, non usa la violenza, non promuove, ecco, l'uso della forza, della violenza. In 2 anni sono stato perseguitato, ogni banchetto, sit-in, c'era qualcuno della Digos che era lì a riprendermi per farmi arrivare sanzioni, mi hanno chiuso in questura, mi hanno combinato in tutti i colori. Adesso c'ho. Non so, ho perso il conto dei procedimenti penali che ho in corso. Qualsiasi cosa faccia mi fanno partire un oltraggio pubblico ufficiale o resistenza pubblico ufficiale. Perché poi è il bello che a me mi hanno arrestato durante una commissione consiliare in cui ero un pubblico ufficiale nel pieno delle mie funzioni politiche e amministrative. Hanno usato la forza, hanno interrotto un pubblico servizio. Però il GIP, il giudice delle indagini preliminari, tratta tutti da pubblici ufficiali tranne il sottoscritto. Quando c'è un registro, ci sono i video, c'è tutto quanto che dimostra la verità di quanto dico. Quindi mi hanno tenuto 3 mesi arresti domiciliari, poi è partito un processo, mi hanno liberato dopo la richiesta del mio avvocato, però hanno mantenuto interdetta la provincia di Trieste. Quindi io ho il divieto di dimora della provincia di Trieste, e non posso entrare senza il permesso dell'avvocato, e quindi c'è una misura cautelare che secondo loro rientra nelle misure che la legge Severino prevede per poter sospendere un consigliere, un parlamentare. Quindi ad oggi io sono stato anche sospeso dalla carica elettiva, quindi viene calpestato completamente il volere popolare da una legge, che è la legge Severino, che è una legge pensata per reati di mafia, corruzione, reati di un certo tipo. Potrebbe essere anche in parte giusta, però io credo che poi il popolo deve avere la coscienza per votare, quindi non deve essere una legge a non permettere a qualcuno di candidarsi. In ogni caso loro l'hanno utilizzata con me, cioè ci sono i consiglieri, i consigli regionali, il Parlamento pieno di gente, di mafiosi, gente corrotta e robe, che non è ancora lì a sedere sul suo scranno. Invece nei miei confronti hanno addirittura tutto pianificato per sospendermi il giorno seguente, no, il giorno stesso. L'hanno saputo prima i giornali che io di essere stato sospeso. Ecco, io quindi a tutt'oggi sono sospeso, prima perché c'era una misura cautelare in corso e poi adesso perché c'è l'interdizione a Trieste, quindi io fino a un massimo di un anno non posso entrare nella provincia di Trieste. Quindi hanno così tanta paura da tenermi lontano e tenermi sospeso con una legge veramente vergognosa, la legge Severino. Poi applicata in questa maniera, andate a leggere l'articolo 11. Il comma 1 parla dei reati di mafia, corruzione, reati contro la pubblica amministrazione, il comma 2 parla delle misure cautelari, però loro usano questo comma 2 su di me e quindi mi hanno sospeso dalla carica. Ho
Oggi mi trovo a Bologna, quindi ho deciso di venire qui a dar supporto a questa iniziativa molto valida. C'è comunque sono una ventina di persone qua a Bologna. Prima ho fatto un collegamento in diretta con la Web TV 9MQ, c'era anche Francesco Carbone, c'erano altri collegamenti dalle piazze, dalle procure, davanti alle procure d'Italia. Domani, che rientrerò a Udine, sicuramente andrò a dare supporto anche lì a Udine. Quindi faccio appello alle persone che stanno seguendo questa diretta, condividetela il più possibile e se potete in questi giorni fino a giovedì 26 venite qua a presidiare le procure italiane, venite a capire cosa è accaduto a fine anni 90, a fine anni 80 quando c'è stato un golpe politico-giudiziario, quindi hanno dato pieno potere alla magistratura di insabbiare le denunce scomode. Dopo ovviamente sapete tutti cosa hanno fatto a Falcone e Borsellino, oggi sono 30 anni dalla strage di Capaci e quindi siamo qua anche per ricordare degli eroi, eroi italiani che hanno dato la loro vita per la verità e per la giustizia. E che altro dire? Questa è la situazione, ripeto, è importante, ecco, portare avanti questa battaglia anche a livello politico perché, diciamo, qua c'è una rete massonica di potere radicata a tutti i livelli istituzionali e se non capiamo questo non ne usciremo mai fuori. Quindi il popolo deve prendere coscienza di questa realtà, c'è un sistema segreto di potere che ha radicato i loro uomini in tutte le più alte sfere dello Stato e delle istituzioni e riescono a manovrare ancora le cose. E sono veramente pochi quelli che tengono, diciamo, tirano le fila, ovviamente poi fanno capo a entità più forti, a banchieri come Rothschild, a personaggi come Rockefeller, ecco, a grandi famiglie di potere che tutt'oggi indebitano i popoli della terra e ci rendono schiavi del loro, diciamo, della loro moneta debito e quindi qua bisogna capire che c'è tanto lavoro da fare dal basso, ma c'è anche diciamo, tanta presa di coscienza da prendere, perché è tutto collegato dalla moneta debito al golpe politico-giudiziario, a quello che succede oggi anche a livello politico, siamo governati da politici non eletti, comunque sono entrati in Parlamento personaggi con leggi costituzionali illegittime che non permettono nemmeno il voto diciamo di preferenza, ma sono direttamente nominati dai partiti, partiti asserviti magari a questi poteri forti internazionali come possono essere grandi banchieri, lobby di potere, multinazionali, perché ovviamente finanziano le loro fondazioni politiche che hanno i bilanci truccati e segretati. Sicuramente anche truccati e quindi sì, gli unici che potevano poter mettere qualcuno di valido erano i 5 Stelle nel 2018, ma hanno fatto le pulizie e qualcuno gli è sfuggito come Sara Cugna, altri no, ad esempio io sono stato espulso dai 5 Stelle, ma sono anche stato fu fatto fuori dalle liste per il Parlamento nel 2018, sarei entrato sicuramente in Parlamento, avrei potuto lottare insieme a Sara. Ma così è successo a tanti altri in Italia, per mettere gente mai vista, gente sconosciuta, ma gente controllabile dal signor Di Maio e compagnia bella, che hanno ovviamente poi hanno fatto il gioco del sistema, sono riusciti anche loro a farsi infiltrare. Quindi la battaglia va avanti, bisogna continuare a lottare, è servito anche questo per renderci conto di quanto è veramente malvagio e schifoso questo sistema di potere. E quindi dobbiamo fermarci. È una presa di coscienza dal basso, dobbiamo capire il potere anche delle nostre scelte quotidiane, tutti i giorni, quando decidiamo di andare al supermercato, magari andare a comprare dal GDO, magari, o piuttosto meglio da un produttore o quando decidiamo, ecco, andare a spendere i soldi, magari adesso loro vogliono far sparire il contante. E quindi continuiamo a passare la carta, meglio usare il contante, ma bisogna renderci conto anche del fatto che questi soldi che usiamo sono soldi stampati dal nulla e prestati al debito,
a debito al popolo, quindi i debiti che poi hanno contratto i vari stati, che sono stati azienda poi tra l'altro, che fanno capo a una corporation, che ha sede a Washington DC, una corporation poi collegata al Vaticano. Ecco, questi debiti dovrebbero essere cancellati all'istante, sono detestabili, non l'abbiamo contratti noi, l'hanno contratti dei politici venduti e non hanno portato nessun vantaggio al popolo e quindi dobbiamo renderci conto della grande truffa internazionale, c'è cioè questo golpe massonico. Questa elite di potere che ha radicato, ha messo nei ruoli di comando tutti i loro uomini e continuano ovviamente a orchestrare tutto, dal Covid, dalla finta pandemia Covid, fino adesso alla guerra, la cosiddetta guerra in Ucraina, che sì, lei c'è dal 2014, ma adesso ovviamente vogliono trovare l'appiglio per creare questo nuovo ordine mondiale. E ovviamente è lì che stanno Sì, dimmi chi andando. è sto Sì. Sì, quello che ti ha bussato. sono quello che mi hanno arrestato. Oggi ero a Bologna, ho deciso di venire a dar supporto a questa Ah, iniziativa di ti stavano Carbone. attaccando. Adesso comunque stavo cioè sto saluto e chiudo la diretta perché ho Sì. già detto abbastanza. Quindi per piacere condividete il più possibile questa diretta e partecipate a questi presidi che ci saranno davanti a tutte le procure d'Italia oggi. Domani, dopodomani, fino a giovedì 26, perché è una battaglia importante questa che sta portando avanti Francesco Carbone da diverso tempo. Dobbiamo interrompere questo golpe politico-giudiziario. Un caro saluto a tutti e tutti. Ciao. Un saluto da Bologna.